Thank you very much. You can see. Yeah. Oh, yes. Nelle riuscire di Natale ci hanno messo davanti. Io ho il Ford di quello lì, un minivan come quello lì. Però non lo so, mi dà l'impressione che quel Peugeot lì sia più rifinito. Mi dà l'impressione. Meglio di tutti è... Vabbè, Mercedes lasciamo. Ma costa parecchio di più. Sì. Il Viano costa 60-70 mila euro. Io l'ho pagato l'anno scorso, l'ho pagato 33-34. Nuovo? Sì. L'ho comprato perché costava quella cifra lì, perché sennò... non avrei mai comprato. Ma è 7 o 9 posti? 8. 8 posti. Col guidatore 8 posti. Non c'ha il sedile davanti nel mezzo. Può fare anche 4-5 posti? Come? Cioè tre sedili dietro, sei sedili dietro, tre, due linee di tre. Ma non le puoi dividere? No, quello è fisso così. Si gira uno solo, si entra, c'ha due porte scorrevoli, ma si entra da una porta sola perché si apre soltanto un sedile. C'ha un po' di limitazione. Ora mi è arrivata la Ford, mi è arrivato che fanno una versione ora quest'anno. Tipo di anno, con i sedili di pelle, con tutto il passaggio. Ma non mi sono azzardato a chiedere il prezzo, intanto quello lì c'ha da durare un bel po'. Senti, io ho portato qui un paio di mesi trasporti della Volkswagen, era favoloso. Però non ci ho fatto costare. Anche quello costa tanti soldi. Sì. Costava va intorno, costano di più. Ora non lo so se la Ford ha fatto questo prezzo promozionale per entrare nel mercato, però il Volkswagen costava 50. C'era dai 10 a 15 mila euro di differenza con il Mercedes. Se il Vito costa 65, quello lì costa 50.
quella era proprio uno striscio.